Questo riconoscimento rappresenta un traguardo per una serie di sforzi che abbiamo portato in essere, soprattutto con i volontari che hanno pulito le campagne, ma anche con il comune che ha installato le macchine mangiaplastica, che ha regalato le borracce ai bambini delle scuole o che ha installato le case dell'acqua che hanno permesso un grande risparmio di plastica. Però non è soltanto un traguardo, ma è uno sprone a fare ancora molto di più per eliminare la plastica e l'inquinamento della nostra città. Siamo veramente orgogliosi di aver ricevuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento come comune plastica. Questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità che si è impegnata per raggiungere i risultati prefissi dall'associazione Plastic Free. Abbiamo anche implementato le tartarughe come riconoscimento ad uno sforzo anche migliore e ulteriore rispetto allo scorso anno e speriamo di poterci ancora migliorare durante quest'anno. Questo premio ritirato quest'oggi è un riconoscimento importante per la nostra città perché attesta come grazie all'impegno di tutti i cittadini, della stragrande maggioranza dei nostri cittadini, grazie all'impegno dell'associazione Plastic Free a Monte, grazie all'impegno quindi di tutta una serie di volontari che si occupano nel corso degli anni di attività di raccolta dei rifiuti, di sensibilizzazione. Quindi questo è un riconoscimento che va a tutti quanti, però deve essere un punto di partenza, non un punto di arrivo, perché c'è tanto ancora da fare nei nostri territori, nelle nostre città, e quindi ci dobbiamo impegnare tutti quanti affinché soprattutto le future generazioni possano veramente essere sensibilizzate sul tema della produzione dei rifiuti, sulla possibilità soprattutto di differenziare i rifiuti, ma anche e soprattutto sulla necessità, che è ormai ineludibile, di salvaguardare il nostro pianeta, perché è quello che dobbiamo consegnare alle future generazioni. Quindi questo premio oggi sta a significare proprio questo, quindi un punto di partenza affinché si lavori ancora tanto e si lavori ancora meglio nel solco del rispetto e della tutela dell'ambiente.